Benvenuti nell'Oasi di Ponte Barca, oasi regionale istituita nel 2009 con decreto regionale, mai gestita, mai recintata, mai tutelata, non si è vista presenza della forestale, si è vista presenza della guardia forestale solo dopo le mie forti denunce, gli episodi di intimidazione di stampo mafioso che ho subito circa un mese fa, con l'uccisione delle pecore che aveva al pascolo nella mia campagna e la decapitazione della testa di una, fatta da trovare davanti la mia porta di casa. E in quest'oasi troviamo la presenza costante di scarichi di Eternit, come possiamo trovare, come possiamo vedere. Dall'altra parte è pieno di, nell'altra sponda sinistra, di copertoni, Eternit, materiale edile, bottiglie e quant'altro. C'è la presenza costante dei vaccari e dei pecorai che entrano dentro, l'hanno anche recintata l'oasi, loro, e bruciano, incendiano assolutamente tutto d'estate. Per creare pascolo, ci sono i bracconieri. Siamo nel Far West. Benvenuti nell'oasi di Ponte Barca. Io tutto è iniziato circa 2 anni fa, in questa strada. C'è tutto cosa, c'è i problemi legati a danneggiamenti, furti, minacce. Allora, circa 2 anni fa, dopo una settimana dopo che avevo acquistato, su questa strada che è l'antica via del grano che arriva fino a Enna, dove i carrettieri portavano il frumento dall'entroterra fino a Paternò, dove c'erano i mulini ad acqua per fare la farina, hanno iniziato a scaricare camion di copertoni. Dico, chiaramente la presenza di questi copertoni non è casuale, c'è proprio un'organizzazione che smaltisce i copertoni così, incassa la tassa di smaltimento, che è di 3 euro a copertone, che paghiamo noi quando compriamo un pneumatico nuovo, e poi li va a buttare, in questo caso nella Valle del Simeto, è pieno, è veramente pieno. Se contiamo quanti copertoni ci sono, li moltiplichiamo per 3 euro, ci rendiamo conto che giro di affari c'è soltanto per i copertoni. Poi abbiamo l'Eternit, in quantità, che chiaramente non viene smaltito con i canali costosi che ci sono per lo smaltimento, viene buttato sempre nell'oasi. Tutto questo con l'assenza totale delle guardie forestali che dovrebbero pattugliare l'oasi di Ponte Barca, un'oasi regionale istituita nel 2009, ma in realtà le guardie forestali non c'erano mai state. Quindi, dopo aver fatto la prima denuncia ai carabinieri, denuncia che non voleva, cioè, ho dovuto insistere per raccogliere questa denuncia, tra l'altro uniche denunce, è un territorio pieno di copertoni buttati in questi scarichi abusivi. Quindi alla fine ho deciso di chiudere la strada con un cancello, con una sbarra. Ho cercato tutti i proprietari, ho dato la chiave, l'ho portata anche al comune, alla protezione civile, alla forestale, perché questa è una strada comunque di competenza comunale. E sono stato immediatamente avvertito che la dovevo riaprire perché diversamente mi avrebbero incendiato l'agrumeto. Io non ho aperto questa, non ho riaperto questa sbarra, l'agrumeto me l'hanno incendiato e da lì, insomma, sono partiti 2 anni di vessazioni, insomma, di tutto mi hanno combinato. Quelle colline invece erano il parco archeologico istituito l'anno scorso ed istituito qualche mese dopo. È una zona ricchissima di reperti, c'è un'antica città sicana, poi sicula, e i tombaroli di notte salgono tranquillamente per questa strada con lo scavatore camion, è un po' come al supermarket, prendono quello che vogliono tranquillamente. Quindi da sopra. Allora, questa è una grossa perdita che costantemente per tutta l'estate si riversa in strada e poi si perde, quindi è acqua che proviene dalla canalizzazione del consorzio di bonifica. Vorrei ricordare, anzi dire, che l'irrigazione in questo territorio è un problema, un grosso problema, perché ci sono gravi ritardi nell'erogazione dell'acqua ed è costosissima di servizi, e poi abbiamo su tutta la linea questo tipo di perdite.
L'acqua viene prelevata dal simeto e va a irrigare gran parte della piana di Catania, arriva anche all'invaso di Lentini. Il simeto è inquinatissimo, ci sono tre paesi che scaricano direttamente con i depuratori che non funzionano il fiume, e in più Legambiente ha fatto un esposto perché ci sono probabilmente degli sversamenti di sostanze chimiche altamente tossiche, perché ogni tot mesi c'è una moria di pesci che poi vengono ritrovati tutti alla foce. E vorrei ricordare che con quest'acqua noi ci irrighiamo gli agrumeti, i campi, e poi mangiamo i prodotti, i frutti della terra. Io ho avuto molta visibilità proprio a livello nazionale, quindi se il mio caso non avesse avuto questa visibilità non si sarebbe mosso assolutamente nulla. La visibilità che ho, anche perché giornalmente qua capitano queste cose, non sortiscono lo stesso scalpore che ha suscitato il mio episodio. E c'è da premettere che io sono un attivista, sono sempre stato un attivista politico, quindi ho reagito da attivista. Ho creato un movimento attorno a questa vicenda, ho fatto sì che la mia vicenda personale diventasse un problema collettivo, perché penso che lo sia. Finché la mia storia sia da simbolo, da esempio, tutto quello che succede nell'entroterra, nel territorio rurale, agricolo. Io sto ricevendo veramente mail da tutta la Sicilia, di racconti, di vessazioni, di storie anche più pesanti della mia. E quindi io mi sento portavoce di tutte queste persone che continuano a subire. Per quanto riguarda la politica, io ho cercato, penso che in fondo sono riuscito a non farmi strumentalizzare, nel senso che io ho avuto proposte da vari partiti di cavalcare proprio l'onda della protesta, ma non ho dato spazio e agibilità politica a nessuno rispetto a un altro. Ho chiesto che, se volevano sostenere la causa, di firmare la petizione che sta girando su internet e di appoggiare le iniziative, che il coordinamento che ho creato insieme ad altri ragazzi nel 2012 in difesa della Valle del Simeto, che fosse appoggiato. E chiaramente molti politici, capendo poi dopo vari tentativi, varie telefonate, vari inviti a seminari, incontri, conferenze dove io non sono andato, una volta che hanno capito che non potevano avere questa visibilità, sono scomparsi. Quindi in realtà non gli interessava risolvere il problema, ma avere visibilità politica, cosa che non hanno avuto. Parte il sindaco di Paternò, perché comunque con lui lavoriamo a stretto gomito da più di un anno, prima che si accendessero i riflettori. Abbiamo portato come coordinamento una certa progettualità per la salvaguardia e il rilancio della valle del Simeto, e quindi c'è una collaborazione che è iniziata tempo fa e che sta continuando. E io ho avuto un incontro, diciamo, fortuito col presidente Crocetta, perché una ragazza che gli ha passato davanti ai giornalisti la telefonata di Emanuele Feltri, quindi è stato quasi costretto ad avere questo incontro che abbiamo avuto al Palazzo ESA, dove ho consegnato l'appello che gira su internet ad opera del coordinamento in difesa della valle, dove noi descriviamo la situazione di difficoltà che si incontra in questo territorio, e denunciamo le discariche, il pizzo, le strade, le vie di comunicazione distrutte, l'assenza dell'allaccio alla rete elettrica e quant'altro, e chiediamo con forza la presenza della Guardia Forestale nell'oasi e il ripristino delle strade, comunque la presenza dello Stato in questo territorio. Il Presidente sembrava che avesse preso a cuore la situazione, mi ha fatto subito parlare al Comandante regionale delle Guardie Forestali. Le guardie forestali sono state mandate soltanto per circa una settimana, non sono stati fatti verbali, non si è ottenuto nessun risultato in quella settimana per gli scarichi, per le discariche abusive, e attualmente non ci sono più. Avevano un ordine di servizio fino al 31 luglio, il 31 luglio non sono neanche venuti comunque, l'ultimo giorno, un po' come la Cali a scuola dell'ultimo mese. E niente, quindi ricominciamo da capo, ricominciamo ad andare in Parlamento, la settimana prossima saremo al Parlamento regionale e chiediamo con forza, prima di tutto, la presenza della forestale, che potrebbe garantire
un minimo di ritorno alla normalità. Cioè, noi dobbiamo fare gli agricoltori, gli imprenditori agricoli, non possiamo fare gli sceriffi della valle, no? E poi subire anche, avendo questa esposizione, vessazioni e minacce. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro, si parla tanto di inventarsi un lavoro, qua più che inventarselo lo stiamo facendo, abbiamo un mercato, abbiamo una progettualità, non vogliamo vivere di assistenzialismo, però il contesto che c'è non ci permette assolutamente di fare nulla, quindi questa cosa va denunciata con forza, si deve sapere che la Sicilia non è che è ferma perché vuole stare ferma, ma chi prova a fare qualcosa, e io sono un esempio, viene bloccato in tutti i modi. Cioè, questa è casa mia. Ristrutturata mattone su mattone, è stato un anno a tirarla su, però non posso più dormire qui perché credo 7 giorni dopo il primo episodio di intimidazione con le pecore sparate e una decapitata, e hanno iniziato a farmi compagnia dei miei amici qui, quindi abbiamo creato proprio un presidio, non sono rimasto mai solo, a parte i primi giorni che ho deciso di rimanere qua, i miei amici non sapevano che fossi da solo, però dopo non mi hanno mai lasciato solo. E quindi, nonostante questo, abbiamo avuto un altro avvertimento, quindi verso tra le 4 e le 9 del mattino, nonostante noi fossimo in casa, ci fossero le macchine nel piazzale, un fuoco acceso, si sono introdotti nuovamente nella mia proprietà, hanno preso l'ultima pecora rimasta, l'hanno uccisa, sventrata, e buttata accanto casa facendomi trovare anche la sbarra insanguinata. Quindi diciamo che non... Mary, polpette su antimafia e su risoluzioni del problema, così, con fasi retoriche e grandi parole belle, non è cambiato mai nulla. Quindi io credo, cioè io non pretendo di avere la ricetta per l'antimafia, io so, però sono convinto che dove c'è degrado, dove c'è abbandono, dove lo Stato non c'è e non ci sono neanche le attività pulite, la cultura e la gente che è slegata da dinamiche, fa attività, mm-hmm. e si mette in rete, quindi c'è una collettività, c'è una comunità che ragiona autonomamente, che interagisce, mm-hmm. e che propone un'alternativa di vita, dove questo non c'è, si innesca un controllo del territorio da parte della mafia, perché di mafia stiamo parlando. Dico, è un fenomeno legato al controllo del territorio che si esplica in diversi modi, sicuramente un controllo ad opera di famiglie che sono presenti sul territorio da oltre 50 anni, e che si esplica attraverso appunto l'imposizione, che ne so, del prezzo di mercato delle arance, fondamentalmente, che poi non puoi vendere alternativamente perché hai grossi problemi a fare delle vendite dirette o ad altri commercianti, c'è la spartizione proprio del territorio, vengono i sensali come nel Medioevo, vari intermediari e poi comunque una vendita sotto costo del prodotto, quindi questo è il primo controllo che si attua nel territorio. Il secondo tipo di controllo è avere danneggiamenti alla proprietà, alle attrezzature, e poi insomma ti viene proposto di essere protetto, di avere la famosa guardiania, e quindi se non paghi questo pizzo, perché di pizzo stiamo parlando, continua a avere danneggiamenti, furti alla proprietà, ma anche chi lo paga. Comunque, io conosco una persona anziana che l'anno scorso, nonostante pagasse la guardiania, ha avuto tutta la produzione di arance rubata, è un coltivatore diretto di Paternò. Quindi comunque, cioè, si è sotto vessazione continua, non è possibile sviluppare un'economia agricola che possa essere competitiva, perché ci troviamo veramente in una situazione di far west, quindi una vallata lasciata proprio terra di nessuno, dove lo Stato non c'è, non esiste in nessun modo, cioè esiste soltanto con le tasse che arrivano. Io ho pagato l'anno scorso 1000 euro di IMU soltanto per la mia proprietà e non ho una strada che permette l'accesso, d'inverno è inaccessibile questo posto, non ho la luce elettrica. La presenza delle forze dell'ordine non esiste, ho denunciato tutto questo, quindi guardiania, pizzo, delle campagne, discariche, ma non si muove nulla, nulla. E continuo ad avere ritorsioni, minacce.
Io sono contro le armi, però data la situazione, l'isolamento del posto e quello che sto rischiando, avevo chiesto il porto d'armi, però me l'hanno rigettato. Mi hanno rigettato la richiesta, quindi non sono difeso dalle forze dell'ordine, non posso difendermi perché non mi hanno dato il porto d'armi, perché gli risulto un pericoloso terrorista, perché ho fatto sempre attività politica e ho delle indagini in corso per resistenza a pubblico ufficiale. Io facevo parte di un collettivo politico e quindi questa cosa mi ha precluso la possibilità di avere un porto d'armi. I carabinieri di Paternò mi hanno consigliato di averlo. Comunque sono andato a Catania a parlare con la Digos per farmi fare dichiarare da loro, visto che mi conoscono da anni, che non sono un soggetto pericoloso. Quindi questa è la situazione. Cioè, dopo un mese dall'ultimo episodio di intimidazione di stampo mafioso, con l'uccisione delle pecore, la decapitazione di una con la testa trovata sotto casa, io continuo a non avere l'allaccio della luce elettrica che ho pagato più di un anno fa. La strada continua a essere distrutta, l'oasi continua a essere non pattugliata, non ho un programma di sicurezza, sono sotto minaccia, non posso più vivere qua perché era casa mia, io vivevo qua, non posso svolgere il mio lavoro perché non sempre riesco a garantire almeno 10 persone che mi fanno compagnia. Continua ad esserci la presenza di rumeni e caporalato che, oltre a creare microdiscariche in tutta la valle, comunque gestiscono la manodopera in nero dei migranti. Tutto denunciato, nulla si è mosso finora. Ma l'effetto più grande si ha facendo la denuncia a livello sociale. Cioè, tra virgolette, socializzando il problema, diffondendolo, veicolando una controinformazione, cioè questa è la prima cosa, è la base, perché cioè, se si devono realmente risolvere delle questioni problematiche, prima si devono uscire queste questioni, qua neanche se ne parla. Qua in un comune che dovevano sciogliere per mafia 3 anni fa, poi alla fine hanno arrestato soltanto un assessore comunale, Frisenna, appunto per mafia. E la gente, se li intervisti a Paternò, ti dicono che la mafia non esiste, che nessuno paga il pizzo, tutti pagano il pizzo. Quindi partiamo da questa base qua proprio di ignoranza, di sottomissione. Io sono criticatissimo in questo momento, io e i ragazzi che lavorano con me, non. Cioè, c'è gente che non mi vende le cose in bottega, io dove andavo solitamente a comprare il fieno, la paglia, non mi vendono le cose. Cioè, quindi no, non solo non c'è un sostegno, ma proprio siamo isolati. C'è mafia qua, in maniera forte, questo era il triangolo della morte, Paternò, Adrano, Biancavilla. Cioè, gli omicidi che sono stati di mafia qua non si contano. E non se ne parla, no, non c'è la mafia, come non c'è la mafia? Perché mafia che gestisce l'attività agricola, mafia che gestisce il pizzo, mafia che gestisce le attività imprenditoriali grosse che ci sono in questo territorio. E quindi nel mio piccolo io credo che la ricetta sia portare attività pulite nel territorio, fare rete, rompere le scatole alle istituzioni per responsabilizzarle su quelle che sono i loro doveri su quel territorio. Cioè, non ci si può. Cioè, qua è da 2 anni che veramente vi sto facendo il sangue e acqua, perché ci sono. Cioè, se ci facciamo un giro per Paternò, per la Vallata, ma anche sotto Adrano, cioè, guardiamo, vediamo le assurdità più incredibili, le contraddizioni più allucinanti, e per la gente è tutto normale. Cioè, è la normalità. Allora, io non credo che sia la normalità. L'oasi di Ponte Barca è un'oasi avifaunistica importantissima, perché tra l'altro il presidente della Libu fino al mese scorso ha fatto la verifica delle specie presenti, cioè c'è una varietà di specie nell'oasi che non c'è in nessun'altra oasi in Sicilia attualmente, no? E quindi, e poi se guardiamo in giro un po', perché è un'oasi regionale, le altre oasi in tutta la Sicilia, non vi dico che sono perfette, ma qualcosa è stato fatto, perlomeno. Cioè qui cioè, entrano i bracconieri tranquillamente e fanno il tiro al piattello con le cicogne, con gli aironi. Cioè, è stata istituita per la presenza del pollo sultano, rarissimo. Non c'è un cartello che segnala l'oasi, non è recintata,
entrano i vaccari pecorari per il pascolo, bruciano, incendiano tutta l'oasi puntualmente per creare pascolo dove nidificano gli aironi. Entrano i camion e buttano copertoni ed Ethernet tranquillamente, non c'è presenza della guardia forestale e non c'è mai stata, cioè nel tempo non c'è mai stata, quindi comunque questa cosa più tutto il contesto che c'è attorno fa pensare che semplicemente istituzioni non ci sono perché qua non ci devono essere e che mi dimostrino il contrario, cioè che ci dimostrino il contrario. Non ci sono qua, questa è terra di nessuno, perché non ci devono essere, perché ci sono accordi sul territorio che dimostrino il contrario con la loro presenza. Dove sono? Cioè ora un mese di polpette, di interrogazioni parlamentari, di immagini, di video, di articoli in prima pagina sulla Sicilia. Dov'è lo Stato qua sotto? Non c'è, perché non ci deve essere. E diciamole queste cose. Allora, volevo dirvi anche che comunque come coordinamento difesa della valle, quindi io con questi ragazzi stiamo prendendo un po' in mano la situazione, nel senso che sì, che le istituzioni facciano quello che devono fare, però nel frattempo ci stiamo muovendo anche noi con la nostra progettualità. Quindi l'obiettivo primario e la risposta immediata che si deve dare è ritornare qui, ritornare a vivere qui, svolgere la mia attività agricola, ampliarla, quindi accelerare un po' i tempi perché poi ho in mente anche attività culturali, fattoria didattica, attività ambientali, quindi farle invece prima possibile. Abbiamo per questo costituito un'associazione culturale che si chiama Difendiamo la Valle del Simeto. Quindi per trasferirci qua il prima possibile e rendere questo posto un presidio vivo, un presidio dove noi ragazzi portiamo avanti le nostre attività, ci stiamo costituendo anche in cooperativa agricola, perché l'obiettivo è di ripopolare tutta la contrada, quindi di far arrivare altri ragazzi, altri imprenditori agricoli, altri contadini che già ci hanno contattato per consorziarci e fare una vendita diretta dei prodotti. Quindi creare un mercato alternativo. Ospiteremo, penso, probabilmente anche i campi mafia dell'Arci e tutte le iniziative e attività che si possono fare di divulgazione di informazione in questo posto. Quindi faremo proprio una zona di vita a campeggio. E per fare questo, la prima cosa è il rifacimento della strada. E quindi se aspettiamo i tempi giurassici della burocrazia e della politica non si farà mai questa strada. Quindi noi lanceremo questa campagna dal basso per accogliere le tante proposte che mi sono venute da tutta Italia di raccolta fondi. C'è del denaro che io ancora non ho preso perché cercavo una formula trasparente per poterlo prendere e destinarlo subito a un progetto di scopo collettivo. E quindi il rifacimento di questa strada che è la Via del Grano. Il primo chilometro e due è il progetto che vogliamo far finanziare dal basso, quindi partiremo, c'è un portale, un sito di riferimento e tra l'altro parteciperanno a questa cosa anche artisti siciliani perché oltre al rifacimento della strada che non verrà asfaltata assolutamente, quindi verrà ripristinato lo sterrato con dei tagliacqua. E lungo il percorso metteremo delle installazioni artistiche e dei cartelli con il riferimento appunto alla Via del Grano, quindi con canti, filastrocche, poesie in siciliano, fino ad arrivare qua a Scindicuni, dove pensiamo, non so in quanto tempo riusciremo a farlo, comunque fare un museo del contadino e tramite anche il museo del contadino che avrà, al di là del museo proprio fisico, un aspetto anche legato a proiezioni, a video, a dibattiti, seminari e quant'altro, perché noi vorremmo partire appunto dalle radici perse, perché con l'abbandono delle campagne degli anni 60, la ghettizzazione dei contadini nei quartieri popolari della città, si è perso appunto questo legame di millenni con la cultura contadina, quindi ripartire invece dalle nostre radici per poi proiettarci avanti con l'agricoltura alternativa che noi proponiamo, fatta di agricoltura biologica, orti sinergici,
attenzione al territorio, alla terra. La terra non va solo lavorata, va anche ascoltata. E poter creare appunto un'alternativa lavorativa, perché c'è un mercato in tal senso, quindi togliere dall'abbandono questi terreni. Stiamo lavorando anche per, abbiamo chiesto al comune di individuare i demani comunali che sono abbandonati, per poterli lottizzare e dare a cooperative di ragazzi che li coltiva. Abbiamo chiesto anche l'esproprio dei terreni abbandonati da più di 50 anni, perché c'è una legge che permette di farlo. Poi cercare delle formule per garantire che questi terreni possano essere comprati da delle associazioni o delle cooperative, perché poi chi li comprerebbe questi terreni se venissero messi all'asta? Quindi stiamo cercando delle formule per poter garantire sì la trasparenza, ma anche la possibilità di un rilancio reale dell'agricoltura.